Ciao bambini e bentornati! Oggi ci sarà una gara. I 44 gatti sfideranno i super pigiamini. Ah, sarà una sfida emozionante! Ma prima dobbiamo crearla la sfida, giusto? Giustamente, prima di iniziare questa gara va creato tutto il playset. Sarà facile, divertente e veloce. Creiamo una pista per biglie. Con punteggio, ovviamente. Iniziamo! Amici, io sono molto bravo con le biglie. Non vi preoccupate, abbiamo la vittoria in zampetta. Miau miau! Anch'io me la cavo con le biglie. Davvero? Ci hai già giocato, Jacko? Non lo sapevo, non ti ho mai visto giocare con le biglie. Sì, non ci ho mai giocato, ma penso di avere delle potenzialità. Prendiamo del cartone, quindi ricicliamo una scatola e andiamo a tagliare un pezzo molto lungo. Quindi io vado a tagliare tutta questa parte. Questa sarà la pista delle biglie. Prima di andare a fare ulteriori passaggi, suggerisco di rivestire la pista, così sarà più facile. Rivesto il nostro cartone con del cartoncino giallo. In alternativa si può anche dipingere. Per incollare possiamo usare nastro biadesivo, colla normale o colla a caldo. In ogni caso fatevi aiutare. Fatto questo, rigiriamo ed ora possiamo rifinire al meglio tagliando l'eccesso. Quindi tagliamo tutte le parti sporgenti dal cartone. Ora dobbiamo tagliare un altro pezzo di cartoncino. Questo andrà messo alla fine della pista, beh, non proprio alla fine, ma a questa altezza. Però dobbiamo andare a tagliarlo esattamente della larghezza della nostra pista. Ora è un po' più grande, quindi facciamo così. Lo facciamo coincidere con la pista e tracciamo un segno dove dobbiamo andare a tagliare. Quindi qui. In questo modo sarà della stessa larghezza della pista. Ecco fatto, stessa dimensione. Ora dobbiamo creare delle aperture e ci aiutiamo con una sagoma. Quindi una sagoma che abbiamo già ritagliato. In questo modo faremo tutte le porte della stessa grandezza. Iniziamo. Ne faremo tre. Quindi andiamo a tracciare il contorno. Una, 2 e 3. Ora ritagliamo queste aperture. Dobbiamo creare dei passaggi per le biglie. Primo buchino. Secondo. E terzo. Ora dobbiamo andare ad incollare. Incolliamo queste parti alla pista. Fatto questo, dobbiamo andare a creare una barriera, una specie di muro, perché altrimenti le biglie, andrebbero da tutte le parti, anche fuori dalla pista. Oh già, miau miau, sarebbe un bel problema. Nessuno farebbe neanche un punto e perderemo tutti quanti la gara. Oh, nessun vincitore. Sarebbe un disastro. Esatto, sarebbe molto difficile giocare, quindi creiamo delle barriere, dei piccoli muretti. Vado quindi a tagliare un pezzettino di cartone. Tagliamo una strisciolina. Questa strisciolina andrà qui, quindi proprio ai lati. Ma dobbiamo farne delle altre, quindi dopo aver tagliato la prima strisciolina, prendiamo dell'altro cartone e prendiamo le misure in modo da tagliarne un'altra. Così da averne due uguali. Fatto questo, andiamo ad incollare. Ne incolliamo uno qui e l'altro lo mettiamo di qua. Ecco fatto. Tagliamo ora delle striscioline colorate da mettere qui attorno a queste aperture, quindi andiamo ad incollare tutto attorno. In alternativa, ovviamente, a queste striscioline possiamo anche dipingere. Dopo aver decorato le nostre aperture, prendiamo un foglio bianco, lo pieghiamo ancora ed ora andiamo a tagliare un quadrato.
o comunque un'altra figura geometrica. Ed ora abbiamo già 4 quadrati, a noi ne servono solo 3. Li andiamo ad incollare qui sopra. Prendiamo quindi della semplice colla, la passiamo qui e incolliamo. Ancora un altro. Dobbiamo incollarli proprio sopra alle nostre porte. E l'ultimo. Ecco qui. Prendiamo ora dei pennarelli colorati, questo rosa, e andiamo a scrivere un numero. Questo numero sarà il punteggio che si aggiudicherà chi farà passare la biglia sotto alla porta corrispondente. Quindi, qui mettiamo 1. Cambiamo colore e qui mettiamo 3. Altro colore, qui mettiamo 2. Quindi ogni porta vale un punteggio differente. 1, il punteggio più basso. 3, il più alto. E 2, un punteggio intermedio. Ora dobbiamo decorare tutta questa pista. E che ne dite di mettere degli spettatori? Tagliamo ad esempio questa immagine di Romeo. Tagliamo lungo tutto il contorno. In questo modo. E dopo averlo tagliato, lo possiamo mettere qui. Fa un po' di timore messo in questa posizione. Ci basterà semplicemente incollarlo. Ecco fatto. Attenzione a Romeo. Oh, amici, che paura Romeo! E poi è dalla porta con il punteggio più basso. Spero proprio di non far passare lì la biglia. Abbiamo messo Romeo. Mettiamo anche Lunetta. Lei possiamo metterla proprio qui in cima. Lungo la pista possiamo mettere qualche schizzo appiccicoso del ninja. Qui, qui e un altro qui. Qui ai lati, a fare il tifo, mettiamo Bing e i suoi amici. Abbiamo Flop, Bing, Sula e Pando pronti per fare il tifo per questa gara di biglie. Quindi incolliamoli qui, al muro. Fantastico, ora manca solo la linea da cui far partire le biglie, insomma per non barare dobbiamo mettere una linea di partenza. Prendo quindi una strisciolina rossa, metto la colla a caldo e appoggio. Perfetto, abbiamo anche la linea di partenza. Un ultimo tocco, con un pennarello marrone vado a disegnare dei mattoni sul muro. Quindi disegno dei rettangoli. In questo modo e li faccio un po' sparsi lungo tutta questa facciata. Ed ora fatto questo siamo pronti a giocare. Se non avete una biglia vi basterà prendere della pasta modellabile. Fate una pallina e siete pronti a giocare. E allora iniziamo la sfida! Polpetta contro Geco! Oh amici, che emozione! Vai! Ops, non ho colpito nulla, è rimbalzato, che figuraccia! Tocca a me! Sono pronto e... vai! Wow! Ho fatto solo un punto, ma Polpetta ti ho battuto! Oh, miau miau, beh, bravo, Geco! La prima sfida è stata vinta da Geco, ma ora tocca a Pilù e Gufetta! Oh, miau miau, eccomi, sono pronta! Oh, via! Sì! 3 punti, il massimo punteggio! Oh, forza! E vai! Ops! Non è neanche passata oltre la porta! La seconda sfida, quindi, se la giudica Pilù! Quindi siete uno pari, questa sfida è decisiva tra Lampo e Gatto Boy! Miau, miau! E vai! Sì, anch'io! Massimo punteggio, miau! Ok, tocca a me, non sarà facile batterlo! E... vai! Wow! Un punto! Oh. La sfida delle biglie è stata vinta dai 44 gatti! Complimenti! Miau, miau, sì, evviva! Amici!
invece siamo stati grandiosi! Ed ora come facciamo? Oh, miau miau, è vero, questo è imbarazzante. Ci siamo iscritti alla gara di kart, ma non abbiamo nulla con cui partecipare. Ed ora che si fa? Le macchine da kart sono molto particolari, basse, piccoline. Oh, miau miau, ciao Splash! Vieni, abbiamo una cosa da dirti! Amici, amici, cosa ci fate qui? Abbiamo bisogno di macchine da kart, ci siamo iscritti alla gara, ma non abbiamo nessuna macchina. Insomma, eravamo presi dall'entusiasmo, ci siamo iscritti, ma non abbiamo pensato che non abbiamo macchine con cui partecipare. No, amici, ma possiamo crearle noi, tutti assieme, sarà divertente. Oh, miau miau, avete visto? Splash ha sempre la soluzione, viva! Miau miau, iniziamo dalla mia, sono impaziente di partire e correre! Ma certo, iniziamo dalla tua, Pilù! Iniziamo quindi con la macchina di Pilù. Prendiamo della pasta modellabile color crema o bianca o di qualsiasi colore ci piaccia. Facciamo questa forma quasi come fosse un salvagente attorno a Pilù. Ora non starà in piedi, mettiamola così. Prendiamo il fucsia, visto che è un colore che a Pilù piace molto, e facciamo una strisciolina. La mettiamo qui sotto. Dobbiamo fare un'altra strisciolina da mettere qui attorno e chiudiamo. Chiudiamo la struttura. Ecco fatto! Ora queste macchine qui davanti hanno il numero. Quindi facciamo una strisciolina, ma questa parte la andiamo ad appiattire e ad allargare. Così. La mettiamo qui. Ed ora bisogna fare il volante. Per fare il volante prendiamo una strisciolina nera, la chiudiamo e la mettiamo proprio qui. Se vogliamo far stare in piedi questa struttura, per sicurezza possiamo prendere un pezzettino di stuzzicadenti. Lo mettiamo qui. Alziamo il volante e poi rimettiamo il volante. In questo modo starà più dritto. Ora mettiamo il numero. Con una strisciolina gialla formiamo il numero 1. Visto che Pilù è la prima che stiamo creando. Ma sbaglio, a questa macchinina mancano le ruote. Prendiamo il nero, facciamo delle palline, le appiattiamo e le mettiamo qui. Una, due, tre e quattro. Perfetto! Ora Pilù è pronta, in partenza! Oh Pilù, la tua macchinina da carta è invidiabile! Bella, brava, complimenti! Grazie, mi piace tanto! Brum brum brum! Miau miau, voglio anch'io la macchina da carta! D'accordo, Lampo, vediamo di che colore la vorresti. La vorrei azzurra, se possibile, per favore. Bravo Lampo, sei ben educato, d'accordo. Attorno a Lampo mettiamo una strisciolina gialla, come abbiamo fatto per Pilù. Ecco qui. Poi una strisciolina azzurra. Metto ora la strisciolina qui dietro, bisogna fare il giro completo. Ecco fatto. Ora bisogna mettere questa strisciolina rialzata perché bisogna fare il volante e dare anche un numero alla macchina di Lampo. Quindi facciamo una strisciolina, allarghiamo qui. Mettiamo lo stuzzicadenti e lo mettiamo qui. Il numero di Lampo sarà il 2. Diamo quindi la forma di un 2, più o meno, non è facile. Ecco qui. Ora il volante, facciamo una strisciolina nera, la chiudiamo e mettiamo il volante qui. Ed ora le ruote. Facciamo una pallina, appiattiamo, la mettiamo qui.
Un'altra pallina, la appiattiamo, la mettiamo qui. Ed ora le due ruote sul retro. Ecco qua. E anche il lampo è pronto a sfrecciare! Brum, 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 brum! Forza lampo, corri! Amici, che meraviglia! Una macchinina del genere! Bravo lampo! Ehi, ma vorrei vincere io! Io vorrei la macchina più bella di tutte! Miau! Sarà difficile, Milady, eguagliare la bellezza di Lampo e Pilù. Proviamoci! Di che colore vuoi la macchinina, Milady? Verde e viola! D'accordo, Milady! Prendiamo ora una strisciolina viola e la mettiamo qui attorno. Avvolgiamo Milady e un'altra strisciolina per chiudere il tutto. Ecco fatto! Ora strisciolina verde. Ora strisciolina verde, la mettiamo qui. È come creare un salvagente, solo che ha le ruote. Altra strisciolina verde qui dietro. Ora strisciolina. Allarghiamo qui in cima. Inseriamo lo stuzzicadenti e mettiamo qui. Perfetto! Milady avrà il numero 3. Quindi mettiamo qui il 3. Con una strisciolina cerchiamo di ricrearlo. E non è semplice, quindi facciamo del nostro meglio. Più o meno sembra un 3. Ora il volante, quindi strisciolina nera. Chiudiamo e lo mettiamo qui. Ed ora le ruote. Pallina nera, appiattiamo e ne mettiamo una qui. Poi ne mettiamo un'altra qui. Ed ora sul retro. Due ruote. Ed ecco, anche Milady è pronta per la corsa! Brum, 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 arriva Milady! Scansatevi! Oh, Milady, sei favolosa, manco solo io! Polpetta, sono sicuro che anche il tuo kart sarà fantastico! Miau, miau! Ricreiamo quindi il kart di Polpetta. Di che colore lo vorresti? Vorrei un kart giallo con delle sfumature verdi. Un po' particolare, lo so, ma mi piacerebbe così. D'accordo, allora intanto bisogna fare la base, quindi ecco qui una base verde frontale. Poi vediamo, non vorrei sbilanciare troppo, quindi per ora lasciamo solo la parte frontale. Poi sul retro prendiamo questo pezzo, è un pezzo giallo con dei pezzetti verdi, tutto mischiato assieme. Quindi prendiamo questa strisciolina e la mettiamo qui dietro. Ora facciamo questa parte davanti, sarà gialla e verde, tutto mischiato assieme. Ecco qui. Ora prendiamo del giallo, facciamo una strisciolina, allarghiamo. E mettiamo qui lo stuzzicadenti. Lo mettiamo qui. Ed ora il numero. Polpetta sarà il numero 4. Ecco fatto. Ma manca volante e ruote. Prendiamo una strisciolina nera. Giriamo. E la mettiamo qui. Ora, sempre con il nero, facciamo le ruote. Una pallina nera qui. Un'altra qui. E le due sul retro.
Eccoci, Polpetta è pronta a partire. Brum! Brum brum brum! Ora possiamo sfidarci, forza! Beh, che vinca il migliore! Ciao bambini e bentornati! Oggi giocheremo con i 44 gatti, i super pigiamini e Splash! Ciao bambini! Siete pronti per una challenge di trasformazione? Sarà divertente! Miau miau amici, in che cosa ci trasformeremo? Beh, io penso proprio che diventeremo i super pigiamini! Miau miau, cosa? Davvero? È fantastico, l'ho sempre desiderato! I super pigiamini diventeranno i 44 gatti! Ma chi riuscirà meglio questa trasformazione? Miau miau, dobbiamo impegnarci, dobbiamo vincere! Forza, iniziamo a pensare! I primi a trasformarsi saranno Polpetta e Gecko. Oh, miau miau! Diventerò Gecko? E io diventerò Polpetta! Gecko, non è facile questa trasformazione, pensaci bene! Iniziamo da Polpetta, così Gecko avrà tempo di pensare. Polpetta, come vuoi trasformarti? Oh beh, amici, vorrei avere la maschera di Gecko che mi copre tutto il visino, ad eccezione del musetto. Il mio musetto deve rimanere scoperto. D'accordo, allora iniziamo a fare la maschera. Prendiamo della pasta modellabile verde e iniziamo a fare ciò che ha detto Polpetta. Voleva una maschera su tutto il viso tranne sul musetto. Quindi andiamo a coprire questa zona. Possiamo procedere a striscioline, così andiamo meglio a fare i contorni. Quindi procediamo a piccoli pezzettini. Copriamo questa parte, ma ci fermiamo qui. Polpetta, le orecchie le lasciamo scoperte o le vuoi dentro alla maschera? No, amici, lasciamole scoperte. Voglio sentirci bene. D'accordo, Polpetta ha scelto di non coprire le sue orecchie. Chissà se avrà fatto la scelta giusta. Noi continuiamo a coprire anche questa parte ed ora con delle piccole striscioline andiamo a fare il contorno degli occhi, quindi dobbiamo metterle così, una e due. Bene Polpetta, abbiamo fatto ciò che ci hai chiesto ed ora ho bisogno delle sopracciglia. Già con le sopracciglia, giusto, ben detto. Ecco, quindi una strisciolina qui e un'altra qui. E poi? Poi mi servono le sue creste, insomma quelle cose che ha in testa. Giusto, sempre con il giallo. Prendiamo una forma triangolare e la mettiamo qui davanti al ciuffo di Polpetta. Ed ora Polpetta, ti manca qualcos'altro? Il simbolo di Gecko sulla maglietta e poi sono a posto. Bene, quindi con il verde cerchiamo di riprodurlo. Facciamo una strisciolina e la mettiamo qui. Un'altra strisciolina così, un'altra qui ed ora un triangolo da mettere qui più o meno. Richiama il suo simbolo, non è identico ma con un po' di fantasia potrebbe assomigliarci. Amici, sono molto soddisfatto, era ciò che volevo. Bene Gecko, tocca a te, devi diventare Polpetta, che cosa vuoi fare? Allora, devo diventare arancione, dove ho la maschera ma lascio scoperta la mia bocca e anche il naso. Prendiamo quindi l'arancione e iniziamo a coprire queste parti. Come abbiamo fatto per Polpetta, ovviamente procediamo a piccoli pezzetti, così è più facile. Continuiamo. Insomma, va ricoperto tutto. Ed ora, Gecko, cosa vorresti fare? Beh, devo allargare un po' la faccia. Facciamo questa parte da mettere qui, perché Polpetta ha molto pelo. Facciamo così. Stessa cosa di là. Perfetto. Ora mi servono le orecchie. Le orecchie di Polpetta sono più chiare rispetto al suo viso. Le facciamo di questo colore. Facciamo un triangolino e lo mettiamo qui. Ovviamente anche l'altro lo mettiamo di qua. Ora le sopracciglia. Giusto, non possono mancare. Usiamo due striscioline nere. Una e due. È molto carino. Ed ora mi manca solo la maglia. Facciamo quindi una maglia. Prendiamo il giallo
lo mettiamo qui. E facciamo anche le maniche, quindi una strisciolina qui e un'altra qui. E la maglia è fatta. Oh, bene, sono perfetto! Miau miau, amici, allora, chi ha vinto? Oh, oh, è difficilissimo! Mi piacete tutti e due, sono due trasformazioni meravigliose, non posso scegliere. Beh, parità! Sì, evviva! Bravo, Geco! Amici, avete visto? Ho pareggiato! Miau miau, bravissimo, Polpetta! Ed ora, la trasformazione di Pilù e Gufetta! Oh, che emozione! Forza! Pilù, allora, da che cosa vuoi iniziare? Ovviamente devo coprire il volto di rosso, tranne il mio musetto. Copriamo quindi il volto di Pilù di rosso. Per farla somigliare a Gufetta, dobbiamo rifare la sua maschera. Quindi andiamo a coprire qui, anche questa parte, e anche qui sotto, ma lasciamo scoperto il musetto. E di qua. Perfetto, Pilù! Vuoi modificare qualcosa? Devo fare la maschera anche sopra le orecchie. Creiamo quindi questa forma allungata da mettere qui e la maschera di Gufetta. E anche di qua. Ecco fatto! Miau miau, perfetta! Ed ora tocca a Gufetta. Gufetta, come vuoi trasformarti? Beh, devo ricoprire la mia faccia. Usiamo quindi questo colore che si avvicina al colore di Pilù. E andiamo a coprire queste parti. Qui, qui in basso. Sembra un po' una micetta, no? Copriamo qui e qui sopra. Ed ora, Gufetta? Beh, mi serviranno le orecchie, il ciuffo con fiocco. E allora facciamo le orecchie. Una e due. Ed il ciuffo. Ora manca il fiocco. Quindi mettiamo un pezzettino qui, un altro di qua e una pallina centrale. Abbiamo Pilù. Bene, è il momento di decretare la vincitrice di questa sfida. È difficile, siete entrambe molto belle, ma forse voterei Pilù, insomma, Pilù diventata Gufetta. Miau miau, sì! Ma beh, in effetti, sei molto carina, Pilù. Ed ora l'ultima sfida tra Lampo e Gatto Boy. Miau miau, forza! Oh, sarà divertente! Lampo, come vuoi trasformarti? Miau miau, beh, tutta la faccia blu. E allora iniziamo a coprire come abbiamo fatto per i suoi amici. Andiamo a coprire il volto ad eccezione del musetto. E procediamo a piccoli pezzetti. Ovviamente il cappello lo lasciamo. È un po' complicato nascondere il cappello. Faremo così. A piccoli pezzetti copriamo. Anche qui. Facciamo il contorno dell'occhio, qui sopra e qui. Ed ora con una strisciolina andiamo a coprire l'orecchio. Perfetto! Miau miau, mi piace molto! Ed ora Gatto Boy. Beh, devo fare tutto il viso arancione, ad eccezione di un lampo azzurro. E allora, iniziamo a coprire il volto di arancione. Così. Insomma, dappertutto, va tutto coperto. Qui sotto, una strisciolina qui, un'altra qui, attorno all'occhio, la mettiamo anche qui e qui sopra. E così. Ora dobbiamo fare un orecchio arancione, quindi un triangolo abbastanza grande. Facciamo così e lo mettiamo qui. Facciamo due striscioline nere per le sopracciglia. Con l'azzurro andiamo a creare un lampo più o meno. Quindi facciamo delle striscioline così, un'altra qui e le uniamo. Ora una pallina nera per il cappello. Mettiamo anche la visiera e una strisciolina verde perché il cappello di lampo è verde e nero. Ecco fatto! Oh beh, questa trasformazione è spettacolare per tutti e due. Ma se devo scegliere, beh, do il mio voto a Gatto Boy Lampo, mi piace tantissimo. Miau miau, quindi siamo pari, insomma abbiamo pareggiato.
Già, perché prima ha vinto Pilù ed ora io. E invece Polpetta ha pareggiato con Geco, quindi siamo pari. Evviva! Miau miau, è stato divertentissimo. Ed ora grazie per aver giocato con noi. Lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!